Nome: Paolo. Davide. Cognome: Scarpino. Grande. Ruolo della squadra: attaccante, difensore centrale. Domenica scorsa, partita del Sambiasa, Gianni Renda contro il Corigliano. Vantaggio per noi del Sambiase, rimonta del Corigliano, pareggio. Come ha giocato secondo te il Sambiase? Beh, sicuramente abbiamo giocato molto bene, anche se senza le giustificazioni siamo stati un po' sfortunati, però cerchiamo di fare sempre meglio, il lavoro alla fine paga. È stato un momento che abbiamo crollato la concentrazione perché evidentemente non c'è stato l'impegno giusto. Però diciamo con il lavoro cercheremo di evitare questi errori un'altra volta. Secondo te domenica scorsa è mancata un po' di grinta? Beh, sicuramente dopo il vantaggio, il doppio vantaggio, siamo calati sottotono e quindi è mancata quella determinazione giusta che ci portava alla vittoria. Tecnicamente, come ha giocato il Corigliano? Beh, c'è da dire che nel secondo tempo loro non hanno mollato e hanno voluto a tutti i costi il pareggio e alla fine hanno ottenuto. Comunque il primo tempo non hanno fatto un granché, a parte quel cross, poi hanno subito finalizzato con gol. Il secondo tempo noi non siamo stati molto bravi, diciamo, a chiudere la partita e loro ne hanno approfittato ovviamente. Qual è il reparto della squadra del Sambiase che al momento è il più debole? Beh, sicuramente l'attacco, perché non stiamo segnando molto, quindi questo, anche se il primo errore ci punisce la squadra, gli avversari ci puniscono sempre. Possiamo dire l'attacco, ma perché comunque non sono i numeri che ci aspettavamo, però comunque cerchiamo sempre di lavorare al meglio. Come vi state preparando per la prossima partita? Beh, sempre meglio, cerchiamo sempre di lavorare al 100%, sperando che la vittoria arrivi presto. Sempre ovviamente al 100%, come ogni domenica e ogni mercoledì di Coppa Italia, e cercheremo questa volta ovviamente di ottenere 3 punti. Al posto del mister Claudio, che cosa non avresti fatto domenica scorsa? Beh, credo che il mister l'ha giocata al meglio nelle sue possibilità, ha cercato di fare il massimo che abbiamo cercato di fare noi, però purtroppo, come ho appena detto, siamo stati un po' sfortunati, quindi questo ci ha penalizzato. Per me tutte le scelte che fa il mister sono giuste, spetta a lui, quel ruolo è suo, io non ho niente da dire, per me va bene sempre. Fai un complimento al tuo compagno. Beh, hai giocato molto bene con me. Sei un grande giocatore, anche se a volte non mi salti mai, però sei bravo. Qual è il difetto che non sopporti del tuo compagno? Ogni tanto si fissa su quella cosa e quindi deve dire che forse è quella, anche se è sbagliato. Lo stoppo d'esterno non va bene. Attuale situazione sentimentale? Fidanzato. Single. Argomento bollente: ti piacciono bionde, scure o more? More. Tutti i tipi. Chiare o scure? Tutte e due. Scure, scure. Segno zodiacale della tua donna preferita? Non lo so ancora. Non so neanche il mio, sinceramente. Come conquisteresti una donna? Beh, con naturalezza, niente di più. Dipende che situazione, o l'ambito è cena, o non lo so, vediamo. È più facile vincere una partita o conquistare una donna? Vincere una partita. Conquistare una donna. Sei fortunato sia nel gioco che in amore? Ultimamente possiamo dire sì in tutte e due. Sfortunato in tutte e due. Con quale faccia esulti dopo un gol? Ancora non l'ho fatto per la squadra, quindi ancora non lo so, spontaneo. Con quale faccia invece ci fai vedere la tua tristezza dopo un gol subito? Ecco. Quando il mister vi fa una tirata di orecchie, come reagisci? Sempre a testa bassa. Abbassi la testa e annuisci. Ci fai una pernacchia? Quale squadra giochi? Sambiase. Sambiase. La scorsa stagione calcistica? Sempre le Juniores del Sambiase. Promosport, sono venuto qua.
Ragazzi, a fine partita, dialogo con i tifosi. Che cosa volete dire ai tifosi che vi guarderanno? Beh, credo di... Gli dico sempre di starci vicino perché ne abbiamo bisogno, soprattutto in questi momenti di difficoltà. Loro non devono... devono sempre cercarci di stare vicino e di non mollare mai, come facciamo noi ogni domenica. È giusto che loro pretendono sempre di più da noi, però come diciamo sempre, come ha detto Paolo, ci devono stare vicini perché loro ci servono e ci aiuteranno a portarci sulle scie positive. Dall'altra parte c'è qualcuno che ha perso la testa per voi. Mandate un bacio. Un saluto ai compagni di squadra. Ciao ragazzi, un bacio.